Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale e benvenuto soprattutto su questo nuovo video. Questo è Bar Sport, la rubrica dove si parla di sport come se fossimo tra amici al bar. Prima di cominciare con l'argomento odierno, le cose per me fondamentali, per te che stai ascoltando nonché guardando questo video, sono completamente gratis. Iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, spunta la campanellina, un commento è sempre ben gradito, l'importante è rimanere nei canoni della buona educazione e del sano confronto. Qui sotto, come vedi, sono anche gli altri miei social, se ti va seguimi, ripeto, per te è gratis, a me serve a crescere con questo mio piccolo canale. Di che cosa parliamo oggi in Bar Sport? Cominciamo a parlare di calcio e in questa puntata voglio parlare, affrontare l'argomento calciomercato Juventus. Le squadre stanno cominciando ormai a ritrovarsi tutte, cominciano i ritiri, il calciomercato sta entrando in una fase abbastanza calda, anche perché quest'anno sarà una stagione molto molto particolare con il discorso dei mondiali in inverno, che tra l'altro a me non piace per niente questa situazione. Quindi credo che, visto che è considerato che ad agosto ci saranno ben 4 giornate da giocare e il calciomercato si chiuderà appunto a fine agosto, e questa è una delle prime cose che onestamente non ho capito, potevano tranquillamente farlo chiudere un pochettino prima, opinione mia personale. Le squadre credo che cercheranno di finire i lavori grossi quanto prima, magari verso le ultime giornate ci potrà essere qualche piccolo ritocco oppure qualche diciamo affare last minute di quelli iperconvenienti che insomma si aprono via via nel calciomercato. Succede anche di questo. Nello specifico quest'oggi voglio parlarvi del calciomercato della Juventus, come lo sto vivendo da juventino, ma da tifoso juventino, non da esperto di mercato. Oggi è lunedì quando sto registrando questo video, è stato appena presentato il fideo Angel Di Maria, secondo me uno degli acquisti più importanti di questa sezione di calciomercato, è stato annunciato anche Paul Pogba, domani ci sarà la presentazione, maglia 22 per il fideo, maglia numero 10 per il Polpo, altro acquisto secondo me di enorme importanza. Sono due acquisti che secondo il mio modestissimo parere possono spostare in qualche maniera un po' gli equilibri, sono ancora in grado entrambi di fare la differenza, specialmente nel nostro campionato, campionato che sappiamo perfettamente avere i ritmi non troppo alti, insomma essere un campionato, passatemi il termine, poco europeo. Comunque staremo a vedere. Il fideo ha formalizzato un anno di contratto, nella conferenza stampa di oggi è stato possibilista sul fatto magari di prolungare. A me dispiace semplicemente che un campione del genere, perché per lui parla la sua carriera straordinaria, un campione del genere lo possiamo vedere in Italia solo quando è un po' avanti con gli anni, insomma mi sarebbe piaciuto vederlo qualche anno prima, ma il nostro campionato si sa ormai è un po' di anni che ha perso un po' di appeal, insomma. Comunque vedremo se riusciremo a riprenderci, e poi dopo insomma questa perdita d'appeal è sfociata in altre cose, vedi la mancata qualificazione mondiali, ma questo è un altro discorso. Calciomercato Juve, come lo vedo? Secondo me fino adesso la società sta lavorando abbastanza bene, non è finita qua perché ci sono ancora da fare tanti movimenti, dovrà essere fatta una piccola grande rivoluzione che di fatto è già cominciata. Le idee mi sembrano abbastanza chiare e mi sembra anche che si stia andando verso uno schema, un 4-3-3, che potrebbe essere d'aiuto grande anche per Vlahovic, quindi si cerca di lavorare anche per quello che concerne cercare di far rendere al meglio possibile Vlahovic, punta che è stata acquistata a gennaio, vedi, scorrendo. Ora, fermo restando che verrà sicuramente ceduto De Ligt, e onestamente mi dispiace tantissimo questa cosa, perché De Ligt secondo me, oltre già a essere un fortissimo difensore, è uno dei prospetti, perché ancora deve può migliorare ulteriormente, insomma è uno dei prospetti più importanti dei prossimi anni, però è anche vero che se un calciatore non vuol rimanere, amico mio, quella è la porta
e te ne puoi accomodare. L'importante, come ha detto, arriva bene, è alzarsi dal tavolo delle trattative contenti in tre, quindi ciò vuol dire non svendere. Verrà sostituito sicuramente De Ligt, probabilmente anche Chiellini, quindi io mi aspetto dalla Juve un difensore centrale, forse due, però credo sia più uno, o perlomeno uno importante. I nomi sono quelli che circolano, anche se Koulibaly lo escludo a prescindere, Bremer mi stuzzica ma non troppo, gli altri onestamente, Gabriel proverrebbe da un campionato molto differente, dovrebbe anche inserirsi e via discorrendo, e la Juve ha bisogno di un calciatore più pronto per il nostro campionato, quindi Bremer potrebbe essere la soluzione giusta, ma anche un Milenkovic della Fiorentina e via discorrendo. Attenzione anche a Gatti, secondo me, da non sottovalutare quello che farà questo ragazzo, secondo me è un acquisto importante. Altri acquisti che stanno portando a termine: Cambiaso dal Genova, uno dei prospetti dei terzini, uno degli uomini di fascia più promettenti che ci sono. Onestamente spero che la Juve investa su di lui per tenerlo, perché altrimenti avrebbe poco senso, ma per tenerlo giustamente dovrà fare a meno di o Alexandro o Luca Pellegrini, anche se Alexandro, dato l'importanza dell'ingaggio che ha, ahimè, per quest'anno non si muoverà, credo che lo faranno arrivare tranquillamente a fine contratto, poi l'anno prossimo ci saluterà definitivamente. Pellegrini credo che abbia un po' di mercato, mi sembra poco soddisfatto del suo utilizzo attuale alla Juve, lo capisco fino a un certo punto, perché giustamente è giovane e vuol giocare, però diciamo che non ha mai convinto appieno neanche la società, quindi se arriveranno soldi freschi grazie a Pellegrini, l'importante è averci già il sostituto che è Cambiaso. Altri movimenti che mi aspetto: onestamente serve sicuramente un vice Vlahovic, una punta di riserva, un altro esterno per completare un po' le coppie che poi gireranno nell'attacco bianconero, fermo restando che Chiesa, che sarà sicuramente un punto fermo dell'attacco juventino, rientrerà fra qualche mese, non è ancora pronto, anche se sta bruciando un po' le tappe, però insomma è bene farlo rientrare con la dovuta calma. Per quello che concerne il centrocampo, quindi sugli esterni sembra che stiano trattando Zaniolo, personalmente convince poco, perché lo vedo né carne né pesce, nel senso, non fraintendetemi, Zaniolo è forte, poco da discutere su questo, però è un esterno, è un centrocampista, non lo so, se lo prendono comunque evidentemente, spero perlomeno che abbiano le idee abbastanza chiare, sicuramente in un 4-3-3 ci può giocare tranquillamente, sia sull'esterno di destra che credo anche di sinistra. Detto questo, a centrocampo non prevedo altri grossi acquisti da parte della Juve, anche perché in un ipotetico 4-3-3 credo che Locatelli possa fare il perno centrale, il suo naturale sostituto potrebbe essere Miretti, in quanto a mezzali ne abbiamo fin troppe e sono quasi sicuro che la Juve proverà a puntare anche sui giovani che ha a disposizione, sicuramente gli farà fare il ritiro e magari anche qualche partita di campionato, poi prima della fine del mercato deciderà se tenere i vari Fagioli, Rovella o chi per loro, cosa che mi auguro che qualcuno, specialmente Miretti e Fagioli, possano rimanere. Rovella onestamente mi convince poco, ma lo conosco anche poco, anche perché fino adesso è stato abbastanza infortunato, con l'Under 21 ha fatto benissimo. Comunque staremo a vedere. Per quello che riguarda il centrocampo, credo che se non ci saranno uscite, vedi Arthur, vedi Rabiot, Ramsey lo do per scontato che si levi un attimino dai tre passi, dai famosi tre passi, se non usciranno Rabiot e Arthur, la vedo scura poter fare qualche altro movimento a centrocampo, anche perché il centrocampo già attualmente è abbastanza folto. Non dimentichiamoci, e questo molti se lo dimenticano, che è arrivato un certo Pogba, che c'è Zaccaria, c'è McKennie che è guarito, quindi insomma
c'è Miretti, c'è Fagioli, ci sono ancora Artur, c'è Rabiot, quindi il centrocampo mi sembra anche piuttosto folto, quindi staremo a vedere. Niente, tutto qua ragazzi, cosa mi aspetto dalla società? Che riesca a lavorare bene, cosa che attualmente sta facendo secondo il mio piccolissimo parere da tifoso, e che soprattutto riesca a trovare giocatori che siano già pronti per il nostro campionato, che siano soprattutto funzionali al progetto che Max Allegri probabilmente ha per questa stagione. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Questo è il mio pensiero da tifoso juventino, ditemi voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Prossimamente tratteremo anche altre squadre, oppure magari anche il calciomercato un po' più in generale. Alla prossima, ciao!